verranno sistematicamente disattese, perché se è vero che l'utero in affitto è reato nel nostro paese, è altrettanto vero che questo reato viene sistematicamente bypassato anche da leader politici del nostro paese che stanno attendendo l'approvazione di questa legge per tornare in Italia con un figlio adottato all'estero. Ecco, noi crediamo che questo, crediamo e concludo Presidente, che questa sia la negazione non solo del diritto, sia la negazione della civiltà, sia la distruzione della civiltà e della società moderna che noi abbiamo faticosamente costruito, sia la negazione di alcuni diritti, in modo particolare dei diritti dei minori che noi vogliamo difendere. Grazie. Grazie a lei. Illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Rampelli ed altri. Numero 2, l'onorevole Rampelli. Grazie Presidente, colleghi deputati, rappresentanti del Governo. Questo provvedimento disciplina, come sappiamo, le unioni civili tra persone dello stesso sesso, estendendo a siffatto tipo di unione la quasi totalità delle norme di diritto privato che regolano l'istituto del matrimonio. È questo il punto principale, laddove gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione sono dedicati ai temi del matrimonio, della filiazione e della famiglia. E conseguentemente al ruolo... Scusi, Rampelli, scusi. Colleghi. Prego. E conseguentemente al ruolo che a questi istituti è riservato nell'ambito del nostro ordinamento giuridico. Il primo comma dell'articolo 29 recita: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. In base al dettato costituzionale, il matrimonio è quindi posto a fondamento della famiglia legittima, definita, aperte e chiuse virgolette, società naturale, termine con il quale, come si desume dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e come ribadito da autorevoli costituzionalisti, si è voluto sottolineare che l'istituto familiare è pregiuridico, sussiste cioè prima e indipendentemente da interventi legislativi, e il compito del legislatore è di garantirne e promuoverne la formazione e tutelarne i singoli aspetti. Distaccandosi dai precedenti testi costituzionali, i nostri costituenti vollero infatti esplicitamente riconoscere la famiglia come realtà originaria e primigenia dello Stato, ma al tempo stesso, trattandone nell'ambito dei rapporti etico-sociali insieme al diritto alla salute e all'istruzione e alla formazione, ne riconobbero le fondamentali e peculiari funzioni per la promozione e lo sviluppo della persona umana. Dei cosiddetti enti intermedi teorizzati in sede costituente, la famiglia costituisce l'ente intermedio base, sempre tra virgolette, cioè citando la Costituzione, una sorta di presupposto prepolitico in cui la stessa è pensata come luogo della relazione e della formazione alla vita politica e sociale della nazione, e la singola persona è colta nel suo naturale sviluppo, crescendo negli affetti e nelle relazioni solidali. L'esplicito riconoscimento del matrimonio quale nucleo fondante della famiglia e con essa della società non può essere disatteso in funzione di una semplice duplicazione dell'istituto in favore delle coppie dello stesso sesso, come affermato anche dalla Consulta nella sentenza 138 del 2010, laddove, riferendosi all'aspirazione delle coppie omosessuali a ottenere un riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri, ha ribadito che si deve escludere tuttavia che l'aspirazione a tale riconoscimento, che necessariamente postula una disciplina di carattere generale finalizzata a regolare i diritti e doveri dei componenti della coppia, possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. La normativa riguardante l'istituto del matrimonio
sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senza ombra di dubbio all'unione fra persone di sesso diverso. Il requisito della diversità di genere, che si ricava direttamente dall'articolo 107 del Codice Civile, nonché da altre numerose disposizioni dello stesso Codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio. L'istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, quali la filiazione, i diritti successori o quelli in materia di adozione, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso. Sempre nella sentenza 138 già citata, la Consulta, con riferimento alla filiazione, ha affermato che non è casuale, del resto, che dopo aver trattato del matrimonio, la Carta Costituzionale abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli, all'articolo successivo, cioè l'articolo 30, assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela garantita ai figli naturali nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima e alla potenziale finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. Chiuse virgolette, è la Consulta che parlava. L'approvazione del provvedimento all'esame dell'Assemblea lascia invece aperti gli aspetti relativi agli eventuali diritti in materia di filiazione e adozione delle coppie dello stesso sesso che regolarizzino la propria posizione attraverso le unioni civili qui previste. La dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell'ambito della tutela delle coppie di fatto, in analogia a quanto già sancito anche sul piano normativo da altri paesi europei ed extraeuropei. In proposito, va comunque ricordato che la Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, all'articolo 9, nell'affermare il diritto di sposarsi, rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio e con ciò, come è stato ribadito durante i lavori preparatori, non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Di conseguenza, ad avviso della nostra Corte Costituzionale, aperte virgolette, a parte il riferimento esplicito agli uomini e alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. In egual misura, anche la condanna comminata all'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo il 21 luglio 2015, su cui si è fatto gran clamore, emessa per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sottolineando come la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello stesso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile, chiuse virgolette, non postulava un'estensione di fatto dell'istituto del matrimonio alle unioni di persone dello stesso sesso. L'estensione operata dal disegno di legge attualmente in discussione delle norme previste per il matrimonio alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si pone quindi alla stregua di una violazione delle norme poste dalla Costituzione meramente in favore del matrimonio e della sua funzione all'interno della società, con riferimento al tema della filiazione. L'approvazione del provvedimento mediante il voto di fiducia, inoltre, minerà, se accadrà, alla base qualunque possibilità di sereno confronto politico su una materia così delicata. Il tema del riconoscimento giuridico in favore delle unioni tra persone dello stesso sesso
andrebbe piuttosto affrontato nell'ambito dell'autonomia privata, introducendo forme contrattuali che consentano, e concludo, di disciplinare consensualmente determinati aspetti, soprattutto quelli di natura patrimoniale, in un rapporto di convivenza. Per le ragioni avanti esposte, Presidenti e colleghi, noi riteniamo che non si debba procedere, per evidente vizio di incostituzionalità, all'esame di questo disegno di legge. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Colletti. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima di iniziare sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega Nord e Fratelli d'Italia, vorrei fare una piccola premessa su questo testo. Da un punto di vista legislativo e di scrittura delle norme, sappiamo tutti che questo è un pessimo testo, scritto male e forse anche pensato peggio. È un testo pasticciato, frutto di un compromesso al ribasso e delle divisioni all'interno del partito del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vi sono alcune specifiche che fanno comprendere quanto questo testo, almeno in alcune parti, sia pasticciato. Parliamo dell'obbligo di fedeltà, per cui nelle unioni civili tra persone omosessuali non vi è questo obbligo, mentre nelle unioni matrimoniali vi è questo obbligo.